giochiamo a Monopoly Go. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi. Benvenuti, benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, come avete letto anche questa volta dal titolo, andremo a vedere e soprattutto andrò a, diciamo, votare, andare a dare un mio giudizio personale per quanto riguarda uno degli ultimi giochi che ha preso un bel po' di gente, cioè Monopoly Go, un gioco per smartphone dove bisogna capirlo bene certe dinamiche, e vediamo cosa ne penso. Ok, quindi innanzitutto, se l'avete scaricato già e già ci giocate, fatemelo sapere qua sotto nei commenti se ci giocate, l'avete scaricato e soprattutto a che livello state. Va bene, quindi iniziamo subitissimo a vedere questo nuovo gioco Monopoly Go. Ovviamente non prima che dopo, come al solito già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, dai, dai. Quindi inizio per dire che Monopoly Go, come ho detto, è un gioco uscito tipo qualche mese fa, verso agosto, luglio più o meno, per un gioco per smartphone. Quindi è un gioco per smartphone e si chiama Monopoly Go, fatto proprio dalla casa, quelli che del Monopoly, da quelli che fanno il Monopoly, hanno fatto anche questo gioco per smartphone. Come sappiamo, Monopoly ovviamente è famoso per un gioco di scambio di carte e scambio di carte di proprietà, però questo Monopoly Go è un po' più diverso, diciamo. Andiamo a vedere insieme. Allora, vediamo che si sta aprendo Monopoly Go e iniziamo a vedere. Allora iniziamo a vedere questo Monopoly Go. Allora iniziamo già da dire che come apri Monopoly Go ti escono questi suggerimenti di acquisto per i dadi e questi mazzetti di carte. Come potete vedere, questi mazzetti di carte che si possono acquistare, quindi non è un free to play, è un, se tra voi giocare facile paghi, diciamo. E quindi per andare andarvi a dimostrare sta cosa, poi faccio vedere. Comunque basta chiudere queste cose qua e vedi, queste sono alcune delle missioni che escono ogni volta, escono delle missioni che ora vi faccio vedere. Questo è proprio l'inizio di una missione. Allora, quindi si è aperto, come avete detto, questa è una ricompensa della scorsa missione che io ho fatto. Ok, quindi andiamo a vedere le ricompense. Non ho fatto granché di cose, quindi ho vinto solo un po' di soldi, come potete vedere. Questi soldi, che servono i soldi? I soldi servono per costruire le case. Aspetta che un po' abbasso, sennò non si sente niente. Allora, dicevo, questi soldi servono per costruire le case. Quindi andiamo a vedere, allora vi spiego un attimo a grandi linee. Quindi, come vedete, quelle 5 icone sulla sinistra sono le icone dove andare a shoppare, ok? Però vi do subito una piccola chicca, se già non la sapete, io l'ho scoperta abbastanza tardi, devo dire. Se già non la sapete, questa chicca, come vedete, andando a scorrere qua sopra, andando scorrendo, ci sta questo Babbo Natale con i regali, ok? Questa è tutta la sezione dove potete acquistare, ci sono delle offerte dove poter acquistare, però qua ogni 8 ore si apre questa possibilità del regalo. Che consiste questo regalo? Questo regalo consiste in dadi sicuro, 20, 50, dipende come un po' gli gira, e oltre un po', oppure anche soldi, insieme ai dadi vi può dare anche i soldi, vi può dare delle carte, vi può dare anche solo i dadi, però i dadi ve li dà sicuro, non tanti, però qualcosa per poter giocare, ok? E queste sono tutte le prove, le offerte di acquisto che ci sono, però non è ora il momento. Ora vi spiego, questi vedete sono gli amici, quando entrate su Monopoly Go vi dice connetti l'account a Facebook, a WhatsApp, e così vi dà anche altri dadi per poter giocare almeno all'inizio, ok? Poi man mano che giocate
vi li guadagnate questi dati, o comunque li andate sempre di più a scalare. Quindi invece, se vedete sulla destra queste icone, questa è l'icona di una, missione, una mini missione, cioè completa il tabellone, cioè completa le costruzioni sulla tua tabellone. Ogni costruzione completata vi dà 30 dadi, ok? Invece questa qua in alto, dove ci sta questo microfono, questa è la missione che avete visto all'inizio. Quindi andandoci a cliccare, vedete, avete i punti su questa missione. Se andate sulle stazioni ferroviarie e se andate su distruzione rapina, avete tot di punti in più, sempre per poter guadagnare e andare avanti sulla missione e guadagnare sempre di più dadi e soldi. Ma questi soldi a che servono? Questi soldi servono per costruire i palazzi, per costruire i palazzi sulle vostre proprietà. Cioè la vostra proprietà, ora la mia è questa, io l'ho quasi completata, diciamo, e le vostre proprietà sono queste praticamente, vedete? E qua è questa qua dove sta il camioncino, il teatro. Queste sono 5 proprietà che andate man mano sempre di più ad aumentare. Facciamo un esempio, ora questa proprietà 119.000, io ce ne ho 120, quindi dovrei riuscire. Infatti vedete, oh, si crea la missione e avete oltre sopra dove c'è scritto 5.109 i punti. Questi sono i punti esperienza che vi fanno andare avanti in altre missioni, in altre arene di gioco, per poter continuare a giocare, ok? E sempre di più a costruire. Quindi sono importanti i dadi, ma allo stesso modo sono importanti anche i soldi per poter costruire. Quindi andiamo qua, vedete, e quindi adesso io ottengo soltanto 10 dadi. Che succede in questa maniera? Vedete, andando sulle vincite, ogni giorno, cioè ogni tempo rimasto 18 ore, perché ogni 24 ore ci sono altre mini missioni che vi danno altri dadi. In questo caso guadagna 9,4 milioni di soldi di denari, supera due volte il Go o distruggi due volte. Ogni volta che vincete questa missione, perché sono missioni che le fate in automatico, diciamo, andando sempre a cliccare ci giocate, vengono fatte in automatico, sono proprio la prassi, cioè la prassi, la cosa più semplice per poter avere dadi in più, diciamo, per poter giocare. E sotto, quando fate tutto questo, andate, c'è la barra delle missioni, che una volta arrivata alla fine vi dà il premio finale, che sono delle carte. Ma queste carte cosa sono? Queste carte stanno qui dentro l'album, se vedete in basso. Questo è l'album di questo mese. Di solito gli album possono durare 2-3 mesi, anche un mese. In questo caso hanno fatto l'album di Natale che dura un mese. Quindi in questo caso vedete tutte le carte, in questo caso io ne ho completato quasi la metà, diciamo. E ogni volta che completate un set vi danno, come in questo caso, 375 dadi e 150 milioni, diciamo. Invece andando avanti, vedete, più vanno avanti più le carte aumentano di stelle, ma vi spiegherò tra poco, perché queste carte si possono scambiare, si devono scambiare per poter andare avanti, se man mano non le riuscite a trovare, perché ci stanno anche carte molto rare che non si trovano, ma che alcune persone le trovano, e quindi per potervele scambiare ve le fanno pagare a peso d'oro. Però ora vi spiego anche questo. Infatti andando qua, per esempio, questo è un altro set, in questo caso vi danno 500 dadi e 196 milioni. Io, per esempio, se voglio regalare senza avere niente in cambio, oppure la voglio scambiare per una carta. Questa carta vi dice invia un amico, perché quando avete connesso questo account su Facebook o WhatsApp anche, vi danno i dadi e quindi vi esce la lista degli amici. Infatti qua, queste strette di mano, è la lista degli amici. Infatti se aggiungete un amico tramite il contatto telefonico, vedi, aggiungi, ecco, trova amici scegliendo un contatto, mettete qui il suo numero di telefono e al vostro amico gli arriva l'SMS per giocare. Lui scarica il gioco, riceve i dadi, tanti dadi, e voi ricevete questi 30 dadi perché avete portato un amico, va bene?
Quindi in questo caso, andando su amici, andando su cronologia, classifica, questa è tutta una classifica di, se non sbaglio, dovrebbero essere tipo una cinquantina di persone, dovrebbero, no, sono, quante sono, 100? 100 persone? Sì, 100 persone che prende casualmente Monopoli per mettervi in classifica. In questo caso io sto nella classifica, al che punto sto? Al 28esimo posto. No, questa è la classifica, scusatemi, è la classifica degli amici. In questo caso Monopoli ha preso 100 amici miei che ho su WhatsApp, Facebook, così, che giocano a Monopoli, e li ha messi qua in classifica. In questo caso io sto al 28esimo posto, perché ogni volta che voi salite di classifica, quando sbloccherò qua, vi farò vedere, avete degli ulteriori punti, ok? Ma lanciamo i dadi, andiamo a vedere. In questo caso, spingendo go, lanciate i dadi, però potete scegliere anche quanti dadi lanciare, in maniera che avete più possibilità di guadagnare più soldi e più dadi anche. In questo caso qui c'è per uno, però si può anche cliccare qua per due, per tre massimo, ma può anche arrivare a per 200, dipende quanti dadi avete nella scorta di dadi. Ovviamente qua dice 10 dadi pronti in 19 minuti in questo caso, perché ogni 50 minuti Monopoli vi dà la possibilità di, vi dà 10 dadi ogni tipo 50 minuti più o meno, ok? In questo caso io ne ho 10 e al massimo ne posso tirare 3 alla volta, ok? Allora, però questa volta metto su più 2, così ci sono dadi abbastanza, cioè abbastanza, un minimo per poter giocare. Infatti andando, cliccando su go, vedi, va avanti, sono andato in prigione. Se fate numeri uguali vincete dadi uguali a qual numero uscito. Vediamo se so culo, se mi esce. Vediamo, non mi esce. In questo caso pago per poter uscire di prigione, ok? Però in questo caso vai i punti qua sopra, come potete vedere, vai nei punti qua sopra per poter avere 725 dadi, che fra 20 ore scade quest'altra missione, ok? Infatti andando, cliccando qua, vi dice che avete in questo caso la prossimo step è vincere 725 dadi andando sui quattro angoli del tabellone, diciamo, ok? Quindi andiamo avanti, vediamo se mi uscirà qualcosa tipo nelle stazioni, così vi faccio vedere. Questi sono gli scudi, perché ogni volta che qualcuno, che tu nel caso attacchi, ci stanno questi 5 scudi che vi dà la possibilità di difendere le vostre costruzioni. Quando gli scudi, ogni attacco distrugge uno scudo, quando finisci senza scudi le costruzioni vengono attaccate, quindi tu devi ripristinarle pagando una minima somma, ok? Quindi andiamo avanti, vediamo se so Q, questo è l'altro angolo del tabellone, buono, però voglio vedere se riesco ad andare. Questo è il forziere, ogni 24 ore tutti gli amici che giocano questo tabellone mettono un tot, come è successo a me adesso, in questo forziere che ogni 24 ore si apre, e Monopoli vi dà la scelta di scegliere degli amici sul tabellone che vi esce e vincere così anche altri soldi, altri dadi, in casi anche carte, ok? Quindi andiamo avanti, vediamo se questa volta non mi dà la possibilità di continuare a tirare dadi, perché li ho finiti. Infatti Monopoli dice: vuoi continuare a lanciare? Paga 5,99 per 95 dadi. Anche no. Quindi andiamo, clicchiamo su X. In questo caso io ho finito, però Monopoli ti continua a dire: ma paga i dadi così puoi giocare ancora. Però anche no. Questa è una cosa che ti esce molto, 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 molto spesso, ok? Dicevo, le carte si possono scambiare, perché Monopoli è proprio il gioco degli scambi di carte. Infatti le carte si possono scambiare, infatti come ho detto, vediamo qua, per esempio questo è un altro set che ho completato, e c'ho delle carte, ok? Delle carte doppione che mi sono state date tirando i dadi, andando, vincendo delle mini missioni, ok? Quindi andiamo a vedere, per esempio voglio invia a un amico, facciamo la prova. Invia un amico, anzi, ma vi faccio vedere proprio l'invio. Mando questa qua, che ce ne ho tante, più 5 di carte, ce ne ho tante, quindi non mi interessa. Questa persona si troverà questa carta in più
così. Se ci stai guardando è perché ho fatto la prova al video, ok? Quindi invia a un amico. Ci sono due possibilità di inviare le carte. Se la vuoi, se vuoi regalare la carta, basta cliccare qua sul nome di una persona. Clicca continua e la carta è inviata. Gliela inviamo e la inviamo. Vediamo cosa succede. Confermi di voler inviare questo adesivo. Invia. Adesivo inviato. Mo si troverà lui questo adesivo così dato da me. Però se ci stai guardando è perché ho fatto la prova così per farvi vedere. Ok. Se invece voglio inviare la seconda possibilità, che è una possibilità un po' più sicura per poter inviare carte, questa è una maniera, se la vuoi proprio regalare, hai completato tutto, non ti interessa, carte ce n'è tante e dici vabbè, via regalo, che me frega. Se invece è una cosa importante per fare uno scambio di carte, questo è molto più sicuro, perché è un'opzione che è stata aggiunta poco tempo fa, recentemente, tipo una settimana fa più o meno. È stata aggiunta questa opzione perché prima dovevi inviare la carta e tramite la pagina Facebook, che ora vi andrò a far vedere, dovevi la contrattavi e dovevi aspettare che magari ricevevi la carta. Però spesso succedeva che la gente riceveva la carta, però se faceva vive, tu avevi perso quella carta che magari era da tante stelle. Come avete visto, ci sono carte con varie stelle, 5 stelle e anche una stella. Ovviamente le 5 stelle sono più rare da avere, ok? Quindi chi se le trova di più se ne fa tesoro per poterle scambiare. Quindi succedeva che magari qualcuno faceva il furbo, gli riceveva la carta e non la mandava indietro, ok? Quindi a quel punto che facevi? Ti attaccavi. Monopoly ha ovviato questa situazione usando qua fai sotto, vedete ci sta fai uno scambio, cliccando così quando questa persona gliela mando sempre a lui, così vedete quando questa persona riceverà questa carta, vedi continua. Se io dico invia questa carta, questo adesivo, vedi a 24 ore questa persona ha 24 ore per mandarti un adesivo indietro. Nel caso questo adesivo non mi manda un adesivo, un qualsiasi adesivo o quello che comunque si era pattuito indietro, non mi manda un adesivo, questa carta mi viene restituita, ok? Quindi non la perdo e quindi è una cosa un po' più sicura. Però non faccio perché già gli abbiamo dato troppo fastidio a questa persona. Quindi è una cosa molto più sicura, e questo è per vedere le carte, per poter vedere lo scambio di carte. Però la contrattazione vera e propria dove si fa? Si fa sulla pagina ufficiale Facebook di Monopoly Go. Infatti ora vi andrò a far vedere, ecco, chiamo qua. Questo per esempio è un set dove se lo vinco ho 1500 dadi con 605 milioni di soldi, diciamo. E in questo caso io ho parecchie carte che non ho, ok? Queste carte gold non si possono scambiare in questa maniera, ci deve essere l'evento dedicato per le carte gold, però puoi scambiare tutte le altre carte che non sono gold, ok? Tipo queste altre qua che io a me mancano. Se ci clicco sopra, vedi, ti serve questo adesivo, tenta la sorte e chiedi aiuto. E questo è il gruppo Facebook, la pagina Facebook ufficiale di Monopoly Go, okay? Quindi andandoci a cliccare sopra, io ho già fatto la registrazione, deve aver messo il like, essere comunque seguire questa pagina. In questo caso tu che fai? Fai lo screenshot di Monopoly Go, ok? Vedete, facciamo lo screenshot lo screenshot della carta. E in questo caso che succede? Facendo lo screenshot della carta, andando sul gruppo e andate qua e scrivete il post mettendo la foto. Per favore mi aiutate, infatti come vedi queste hanno fatto tutte persone, hanno fatto lo screenshot e invia un amico perché vedi loro le vogliono scambiare con altre carte che loro richiedono. È proprio qua che si fanno tutti gli scambi delle carte, diciamo. L'unica pecca è che ci stanno alcuni che fanno i briatori, diciamo, per darti una carta che te ti serve ti dicono
spesso succede che ci sono i predatori, però ci sono anche agente normale che dice ti do una carta e ti dammi un'altra carta, però questi individui purtroppo ci sono e ti chiedono per una carta, dicono se vuoi questa carta me ne devi dare 4, me ne devi dare 5, me ne devi dare, e tu dici ma chi cazzo te credi di essere? E niente, quindi però questi individui purtroppo ci sono e vabbè, che mo fa, gente del merda. E quindi dicevo, queste persone ci sono, quindi infatti gli scambi magari andando magari a equiparare le stelle, tipo questa carta c'ha 5 stelle, lui cerca una carta, una di queste, magari questa carta c'ha 4 stelle, se tu dici io ti do una carta da 4 stelle, tu mi dai questa carta da 4 stelle, oppure a me mi serve una carta da 5 stelle, te ne posso dare 2 da 2 stelle, oppure 2, una da 3, una da 1, capito? Ovviamente sempre se alla persona gli può servire, se no ti attacchi, perché è la persona che comunque c'ha l'altra carta che ti serve, quindi mettetevi d'accordo, insomma, ok? Però non succedono molte volte questi scambi, a me sinceramente è successo su 50 volte che ho chiesto le carte, forse me ne sono state date 10 volte, vabbè. E questo, e devi starci dietro agli scambi di carte, ci devi stare un po' dietro, ok? Quindi torniamo su Monopoly, sul gioco di Monopoly, e ora vi faccio vedere. Ah, ecco, mi stavo scordando. Quando tutte queste carte che avete di doppione, le stelle che voi vedete sopra si vanno ad accumulare. Infatti, vedete, questa c'ha una stella, c'ha 2 stelle, e quest'altra ce ne ha 3 di stelle. Con tutte queste stelle in più si vanno ad accumulare, si accumulano qui su adesivi per ricompense, cioè tutte le carte extra che voi avete si vanno ad accumulare qua in questa schermata, dove dice che tu hai 338, in questo caso io tengo 338 stelle extra, che di carte extra, però cliccando qua posso ricevere in cambio, cioè queste carte che io tengo vengono tutte ridate indietro a Monopoly, e in questo caso Monopoly mi dà come ricompensa un tot di dadi, un altro mazzetto di carte, in questo caso un mazzo verde che ha carte da 1 e 2 stelle più o meno, e un po' di soldi anche. Diciamo che il box verde non è che ci fai tanta roba, col box blu, col box viola da 1000 stelle ci fai parecchio, diciamo. Infatti anche parecchia gente, come dicevo prima, per gli scambi di carte che ti dicono mi devi dare per questa carta 4, una carta, 5 carte da 4 stelle, 5 stelle, perché vogliono accumulare le stelle per poter aprire il baule viola, che comunque ce ne vuole per accumulare le stelle per arrivare al baule viola, ce ne vuole di giocate. Quindi in questo caso io aspetto l'ultimo giorno e poi vediamo quello che posso aprire. Se no, se voi avete tante stelle che non arrivate a 1000 e l'evento scade, in questo caso questo evento scade fra 21 giorni, se voi non arrivate a tutti i 1000 stelle, in questo caso 1000 stelle, voi non date niente, cioè avete queste stelle in più, e che succede? Succede che comunque Monopoly vi riscala tutto, il set viene annullato, l'album viene cancellato perché è scaduto. Nel momento che questo album viene cancellato, ne viene rifatto un altro di album, però ovviamente Monopoly dice tu c'hai tutte queste stelle, ti do qualcosa in più, magari qualcosa in che vai un po' di più rispetto al baule blu, magari tu non ce la facevi a completare tutto il baule viola, cioè magari tu invece di 500 che ne dici, magari ne ho 800, dice magari ti do qualcosa in più, magari ti dà Monopoly qualcosa in più di carte, di dadi, che magari è un mezzo, diciamo, ok? Quindi non disperate, perché comunque qualcosa la piate sempre, ok? In questo caso, come ho detto, ho finito tutti i dadi e io vi voglio far vedere come si gioca, almeno un po' vi voglio far vedere come posso fare. Possiamo fare che andiamo qua, diciamo che c'è l'offerta un po' così, che famo? Raga, solo per voi, solo per voi, mi raccomando, cioè se volete shoppare non lo fate tante volte, ok? Quindi famolo solo una volta, in questo caso ci sta, c'è l'offerta che
a questo prezzo qua, come potete vedere, vi dà 425 dadi più altri 1250, quindi comunque in questo oggi le offerte per altri dadi qua sopra non ci stanno. Vi voglio far vedere un po' come si gioca, diciamo, quindi andiamo a vedere cliccando qua. È molto semplice fare lo shop, devo dire, basta un click ed è fatto, infatti se vedete, vedi, fai accetto così, con un tocco, paghi con un tocco, così, indolore, rapido e indolore, vedete, rapido e indolore, e mo vedà il pagamento riuscito, ok, mo vedà, decreta, hai pagato, sì, hai pagato, però io perché lo faccio solo per voi, per farvi vedere un po' le dinamiche un po' del gioco, quindi ragazzi mi raccomando commentate qua sotto, commentate qualsiasi cosa, sì, se ci giocate, non ci giocate, non vi vedete un cazzo, commentate, sì, fatemi salire sto video, sì, oppure speso per sto video, e che cazzo, andiamo, allora, vi ho fatto vedere i per qua, infatti in questo caso vedete aumentano i per, perché proprio perché ho tanti dadi, quindi vediamo fino a che massimo di per posso arrivare, per 20, per 50, sì, per 50, che cazzo ci ha mai visto per 50, sì, l'avrò usato forse poche volte per 50, vabbè, famo se sti due tira 50, sì, vediamo che esce fuori, vediamo cosa esce fuori, due tiri da 50, sì, proprio tanta roba, niente, ho solo soldi in più che mi hanno dato, vediamo se i dadi, le listi, quando andate qua, ovviamente voi gli scudi già li avete, quindi Monopoli non ce li hai e già e me li ha riscalati, quindi in questo caso vai avanti, però Monopoli ti ridà i dadi che hai lanciato, quindi non hai speso niente, ok? Vediamo cosa esce fuori, in questo caso ne ho piate ancora perché c'era lo scudo appoggiato a terra, buono, andiamo avanti, vediamo cosa ci esce fuori, niente, sì, ancora niente, solo gli affitti delle persone che ci giocano, che stanno qua, e quindi Monopoli ti ripaga. Oh, questa ragazzi, è la prova di una distruzione, come vi ho detto prima, ok? Quindi in questo caso voi andate a vedere quale edificio vi può piacere di più, cliccate sopra, in questo caso qua al centro, evidentemente lui aveva già finito gli scudi, ok? Quindi in questo caso abbiamo vinto, vediamo Monopoli ora quanti punti ci dà per l'altra missione, vedete, guardate quanti punti ci sta da, un botto di roba, sì. Vediamo, ci dà 110 dadi, le carte, in questo caso è il mazzo di carte, si apre il mazzo, ci avrò qualcosa che mi manca? No, ovviamente altri doppioni, come al solito, è normale, ragazzi. Ok, in questo caso vedete qua un'altra persona ha tentato di abbattere un mio edificio e infatti uno scudo, come potete vedere in alto, è scomparso, ok? Quando tutti questi scudi scompaiono, gli edifici vengono tutti buttati giù, ok? In questo caso vedete cronologia, andiamo a vedere, ha tentato di distruggere un tuo edificio, ok? Facciamo un ultimo tiro da 50, vediamo cosa mi esce fuori. Niente, ancora ne voglio, vi voglio far vedere qualcosa di più impegnativo che mi esce, tanto era di scemo a voglia. E quindi andiamo avanti, vediamo un ultimo dato, una cosa più, vedi, in questo caso io ho pagato la tassa in base a quanti dati tengo, ok? Vediamo cosa mi esce, vediamo, più che altro il gioco è a spingere sempre go, quindi a una certa ti viene pure la cosa del click. Oh, in questo caso io sono arrivato sull'angolo e mi ha dato i punti per salire fino a 725 dadi. Ora vi faccio vedere, in questo caso io dovrei riuscire a completare tutto il mio quadro, e infatti i punti sono andati sopra, tabellone completato, perché sta facendo il loading. Oh, e cambia tabellone con un'altra mappa, ti presentiamo Resort sugli alberi, ogni volta che cambi la mappa ti danno 50 dadi e un po' di soldi per continuare a giocare, ok? Quindi lo shop è sempre una cosa un po' più che
ovviamente questa è la missione che avete visto prima, che vi dà 30 dadi se vincete tutte quante il tabellone, un extra di dadi in più. Ok ragazzi, quindi le costruzioni qua sono ovviamente sono azzerate, perché ovviamente c'hai il tabellone nuovo, in questo caso c'ho tutto vuoto. Andiamo a costruire qualcosina, andiamo, questa è la prima cosa, vediamo 504, questa che questa è la casa sull'albero, ne posso fare ancora uno, e questo vedi invece l'ultima costruzione, il laghetto, non lo posso fare perché non ho abbastanza soldi. Facciamo un altro tiro, magari riesco a farvi vedere l'ultima costruzione quanto mi esce grande. Vediamo, guadagnato abbastanza per la costruzione, sì, dovrei esserci riuscito, e infatti questa è la quinta costruzione. Ok, poi ovviamente man mano vai sempre a migliorare, in questo caso migliora, ovviamente qua i soldi mi sono finiti, e quindi ragazzi il gioco è questo principalmente. Tu giochi tante volte con tanti dadi, scegli qua quante volte puoi giocare, e poi vi altro vi devo far vedere. Ah, ecco qua se andate su questi tre puntini vi fa vedere il negozio che abbiamo visto prima, patrimonio netto, questo è tutto i livelli che poi si vanno sempre aumentando fino ai massimi livelli, diciamo. Ok, questo vediamo qua, il showroom, il mio showroom, queste sono tutte le pedine che si possono, che io in questo caso ho guadagnato giocando, ci gioco da 2-3 mesi più o meno, quindi non è che sto molto alto, sto a 5.000 di livello, ma c'è anche gente che ci sta a 30.000, 50.000, sì, quando cazzo fai, non lo so. In questo caso sì, queste parti qua si sbloccano sempre man mano che aumenti di esperienza, aumenti sempre le casseforti in più. Questi sono gli scudi, vedete, questo è il primo, è uno scudo di base, poi man mano che vai avanti con le missioni vinci altri scudi in base alla missione, se c'è la possibilità. Queste invece sono le emoji, sono delle emoji che tu hai a disposizione, però una cosa in più così. Vabbè, non è che ci molto così. Questa, come ho detto, chicche quotidiane, questa ogni giorno che passa Monopoly ti dà questi ogni sette giorni, quindi ogni giorno per una settimana Monopoly ti dà dei dadi in più, tipo al sesto giorno qua ti dà 50 dadi e 100 dadi al settimo giorno con la carta e i soldi. Comunque sono degli extra che Monopoly ti dà ogni giorno. Voi ragazzi fatemi sapere, come vi ho detto, se ci giocate a Monopoly, se ci avete giocato, cosa ne pensate. Io secondo me si potrebbe un po' migliorare sull'aspetto della contrattazione, secondo me fare proprio una parte dentro Monopoly senza ogni volta andare su Facebook scrivere, magari c'è anche gente che non usa Facebook, non gli piace Facebook, quindi magari scrivere direttamente qualcosa, fare una sezione a parte senza bisogno di dover fare ogni volta lo screenshot della carta, delle cose, insomma qualcosa più integrato dentro Monopoly, diciamo, per il fatto della contrattazione senza dover uscire da Facebook. E quindi secondo me questo Monopoly gli diamo un 7, che dite? Gli diamo un 6, io per ora gli do un 7 di miglioramento, perché piano piano ci stanno delle migliorie che arrivano, piano piano le migliorie ci sono, come lo scambio carte, che hanno fatto una cosa molto più sicura in questo caso, come vi ho fatto vedere, dello scambio carte di 24 ore. Va bene ragazzi, voi come ho detto fatemi sapere qua sotto nel video cosa ne pensate anche voi, se ci giocate, se ci giocherete, oppure commentate qua sotto, raga famosa lì sto video, oppure scioppato, quando mai io a scioppare, morto di fame come sono. Vabbè, per una volta tanto per sto video, se può fare raga, solo per voi, o scioppa solo per voi, sì, fatemi schizza sto video, condividete, fate qual cazzo vi pare, insomma fatemi qualcosa, fate salire il suo video, sì, commentate, sì, avete da commentare, insomma. Va bene? Ci vediamo noi al prossimo video. Ciao cari!